possiamo dimostrare che abbiamo fatto tantissimi, stiamo facendo tanti corsi quest'anno, ci sarà un'esplosione di questi corsi per poter dare in qualche modo la capacità ai giovani nelle scuole di imparare queste nuove tecniche sulla resuscitazione cardiopolmonare. Quindi credo sia un vantaggio molto importante da mostrare, perché vuol dire creare cultura e avvicinare sempre di più i giovani al mondo della sanità. Questi deboli cambiano di giorno in giorno. Oggi potrei essere io bisognosa di un intervento salvavita, domani una persona con un'età diversa, in un momento diverso. Ora, questi deboli che cambiano volto vanno individuati, capiti, aiutati. E questo progetto è straordinario. È un progetto che da imprenditrice, da mamma, da cittadina mi commuove, mi onora. Ecco perché la Fondazione Famiglia Rana e il Pastificio Rana sono qui per dire sì a questi giovani che prendono in mano la vita, la responsabilità della vita. Perché quando pensiamo di aiutare il prossimo, in realtà stiamo dicendo a noi stessi che la vita vale, che la vita conta. E allora ho la pelle d'oca a pensare a questi studenti con tante età diverse, che ognuno a proprio modo potrà compiere questo gesto, se necessario, di cura, di aiuto, di soccorso, di alleanza. Io non la chiamerei soltanto una manovra salva vita, è una manovra salva società, perché dice ai giovani che contano e che possono fare la differenza se studiano e se si impegnano. Grazie all'università, grazie al provveditorato, grazie a quegli studenti che hanno detto sì. Grazie a tutti.